Il risultato che non ti aspetti va in scena al Palapapini di Orvieto, dove la formazione del duo Seghetta Coppola impone il pari alla capolista Ternana Calcio a 5. Una gara giocata con determinazione, di certo ricca di stimoli per la formazione della Rupe, al cospetto della prima della classe, in 17 gare 16 vittorie ad un pari sono un biglietto da visita da far tremare i polsi. Ed invece la truppa orvietana legge bene la partita, non ha fretta e trova addirittura il vantaggio con Yamamoto, abile a concludere un'azione corale delle sue con assist di Coppola e sinistro all'angolino del fantasista orvietano. La capolista rischia di sbandare poco dopo quando ancora Yamamoto si innesca e colpisce il palo alla sinistra dell'estremo Fagotti. L'Orvieto FC gioca bene e soprattutto difende con ordine, senza lasciare varchi ai numeri impressionanti degli avversari. Ci vuole allora un calcio piazzato per trovare il pari, così a pochi minuti dall'intervallo Almadori si presenta sul dischetto del tiro libero e impatta con un'esecuzione perfetta sotto l'incrocio dei pali. A ritorno in campo dopo l'intervallo la capolista prende in mano la partita e gestisce il match praticamente per l'intero secondo tempo, trovando il meritato vantaggio con Capotosti al termine di uno schema da calcio d'angolo che libera il numero 8 davanti a Cerchecci, destro imparabile e vantaggio Ternana. L'Orvieto fatica a costruire gioco, le energie spese in fase di pressing nella prima frazione si fanno sentire, ma la squadra trema ma non crolla e così a pochi secondi dalla fine prima Flamini viene neutralizzato da Fagotti, poi Mari trova il pertugio giusto grazie anche ad una deviazione per infilare Fagotti e trovare un meritato 2-2 che fa esplodere di gioia l'intero Palasport. Un punto carico di significato quello ottenuto al cospetto dei rossoverdi che seppur privi di elementi importanti hanno mostrato personalità e qualità. Per la formazione di Pellegrini un piccolo passo falso ma niente drammi, il cammino è ormai segnato e la squadra è decisa a intraprendere il viaggio di avvicinamento alla Serie B e alla Coppa Italia. Allora Federico, quando si dicono le partite vanno tutte giocate fino all'ultimo, oggi avete affrontato una squadra carica, determinata, vogliosa, forse ha dimostrato di avere anche un po' più di voglia di vostra oggi, perché nonostante tutto la tua pazienza avevate ribaltato la partita e poi dove si è stato questo episodio nel finale? Assolutissimamente sì, il pareggio fondamentalmente è giusto, Orvieto non ha rubato niente, anzi ha messo tutte quelle che erano le proprie caratteristiche e le proprie motivazioni in campo e ci ha creduto fino alla fine e noi se vogliamo ambire a determinate situazioni che fanno parte del nostro percorso di crescita che spero ci porterà insomma al più presto in altre categorie dobbiamo leggere le partite in maniera differente, non dobbiamo arrivare sicuramente a un minuto dalla fine con un vantaggio così esiguo, abbiamo avuto le opportunità, non le abbiamo sfruttate e quindi pareggio giustissimo. Dal tuo punto di vista dov'è che avete sbagliato oggi? Abbiamo sbagliato nell'approccio assolutissimamente perché non abbiamo avuto un approccio positivo alla gara e poi nella gestione quando poi ci siamo trovati in vantaggio il secondo tempo, quindi un approccio sbagliato che ci ha costretto a rincorrere e un atteggiamento sbagliato che non ci ha permesso di mantenere il risultato. Allora Andrea, sicuramente una gran bella partita, l'avete portata a casa con un punto d'oro contro una grande squadra e per voi è davvero una grande iniezione di fiducia. Sicuramente giocare con la Ternana è sempre diciamo, un onore, soprattutto per noi giovani che vediamo e giochiamo con persone che magari quando eravamo più piccoli veniamo a vedere al palazzetto e quindi giocare con loro dà sempre morale e fiducia. In un campionato in cui sono state disputate 17 partite, 16 vittorie e un pareggio, penso che parlano da sole e quindi di certo sono venuti qui per fare il risultato, ovviamente, come è giusto che sia. Noi però ce l'abbiamo messa tutta e all'ultimo minuto siamo riusciti a strappare un punto d'oro che sicuramente ci rilancerà nella classifica e speriamo che questo punto ci faccia capire realmente chi è l'Orvieto FC e quindi anche con le piccole, diciamo, quindi le squadre di medio-bassa classifica dobbiamo giocare con questa testa, questo atteggiamento e senza paura come abbiamo fatto oggi perché non abbiamo nulla da perdere con nessuno, ce la possiamo giocare con tutti. Senti, parlaci di questo progetto Ternana che vi ha portato a vincere la Coppa, a essere primi in classifica con un cospicuo vantaggio
e che vi vede ora, insomma, là davanti? Il progetto Ternana nasce l'anno scorso e da una società nuova affiliata della Ternana Calcio. E abbiamo fatto il campionato di C2 vincendo tutte le partite tranne due pareggi. Stiamo continuando con queste 18 partite dove abbiamo fatto 16 vittorie e due pareggi. Quindi diciamo che da quando la squadra è nata non ha mai perso fondamentalmente il campionato. Abbiamo perso solo una partita in Coppa in due anni, vincendo tutte e due le coppe regionali. Metà febbraio andremo ad affrontare il campo basso per le fasi nazionali della Coppa Italia. E credo che se l'affronteremo così usciremo subito. Non abbiamo, con tutto il rispetto dell'Orvieto, ma credo che sicuramente, insomma, il campo basso, che è primo nel Molise, è una squadra di tutto rispetto. Quindi ripeto, con tutto il rispetto dell'Orvieto, però andremo a affrontare sicuramente una compagine più attrezzata. Il fatto che ho risposto prima a un tuo collega, il fatto che oggi ci mancavano 5 persone importanti non è assolutamente un attenuante, assolutissimamente. Chi è sceso in campo aveva tutto per poter vincere questa partita, la partita si era messa in maniera adeguata e non esistono assenze nel calcio a 5, chi gioca deve dare il proprio contributo, non l'abbiamo fatto, ma ancora complimenti all'Orvieto. Però non so da cosa cominciare, perché avete fatto un primo tempo esemplare, lo potevate chiudere in vantaggio addirittura di più gol, avete contenuti benissimo, avete rischiato di perdere, alla fine avete trovato questo gol che vi dà un morale credo fantastico. Assolutamente sì, è secondo me un punto abbastanza meritato, visto che il primo tempo abbiamo fatto una ventina di minuti in cui abbiamo tirato parecchio, il portiere nostro ha fatto giusto un paio di parate ma molto tranquille. Secondo tempo, dopo che loro hanno pareggiato praticamente sul tiro libero l'ultimo minuto del primo tempo, secondo hanno avuto sicuramente loro più occasioni, però noi non abbiamo mollato e l'ultima azione sul calcio d'angolo, grazie anche a una deviazione, è arrivato il meritato pareggio, dai. Senti, al di là di questa Ternana, che campionato vedi? Ma il campionato è un campionato abbastanza equilibrato, nel senso che noi sicuramente abbiamo tenuto un ritmo importante, perché parliamo di numeri importanti, se basti pensare che 18 partite, 16 vittorie e 2 pareggi, capisci da solo che 15 gol subiti con questi due di odierni, siamo la miglior difesa in Italia, diciamo che, e oggi non mi sembra che l'abbiamo dimostrato perché la fase difensiva abbiamo concesso troppo. E quindi è un campionato equilibrato dove ci sono squadre forti. Io avevo fatto i complimenti a Egisto alla partita di andata, perché secondo me l'Orvieto non meritava la posizione che aveva in classifica, sicuramente inevitabilmente avere una squadra giovane, paghi dazio in determinati campi, in determinate situazioni. Oggi giochi sull'area dell'entusiasmo, giochi con la prima in classifica, ma è facile giocare contro la prima in classifica. È difficile giocare quando vai a giocare su campi con la squadra di metà classifica, la squadra che gioca con te, dove emergono altri fattori e dove le motivazioni sono meno chiare come quelle di oggi. Quindi io mi auguro, insomma, che questi ragazzi possano mettere ogni sabato la stessa voglia che hanno messo oggi, perché fondamentalmente io a Orvieto ho lasciato un pezzo di cuore, quindi sono, se dovevo perdere due punti non sono come Sarri che sono contento, come ha detto contro la Juventus, sinceramente sto abbastanza incavolato, vorrei andare a casa il prima possibile, però da una parte in maniera molto tranquilla sono contento per Orvieto e per tutte le persone, insomma, che conosco Orvieto. Senti, ma è questa la vera Orvieto FC? Sì. Purtroppo non riusciamo ad esprimere tutte le partite questo gioco. Diciamo che noi molto spesso ci adattiamo a livello anche della squadra avversaria e quindi oggi forse non avevamo niente da perdere, visto che ci scontriamo appunto con la Ternana che aveva 16 vittorie e un pareggio, quindi abbiamo detto giochiamoci tutto per tutto e vediamo quello che succede. Dispiace appunto non esprimere sempre questo gioco come a Montebello la scorsa settimana, visto che era uno scontro diretto, però sicuramente col punto di oggi ci dà una grande carica. L'ultima domanda era proprio questa, l'effetto che ti ha fatto ritornare qui. Ha fatto un effetto, a parte che l'ultima volta sotto no, qua non era così il palazzetto, c'era, era un altro malto, era un altro
facevamo la Serie A, ero giocatore e quindi, come dicevo prima, quando sei giocatore puoi influire in maniera differente. Quando sei allenatore, diciamo che è un po' più difficile. Però è sempre bello incontrare persone che non vedi da anni, mi ha fatto veramente tanto e tanto piacere. Sono felicissimo. Mi auguro di non tornare qua l'anno prossimo, ma non perché non voglio tornare qua, ma mi auguro di tornare qua magari a cena o in altre situazioni, perché mi auguro, insomma, di poter andare a calcare i palcoscenici, che, insomma, al di là di tutto, questa società e anche questi ragazzi, che oggi, insomma, gli concedo questa battuta d'arresto, però si meritano. Stessa determinazione, stessa voglia anche nelle altre gare, questo è l'obiettivo per tirarsi fuori da questa situazione? Sicuramente, noi nella situazione attuale cerchiamo di stabilire un obiettivo alla volta e di centrarlo uno alla volta. Il primo obiettivo è quello di sicuramente arrivare ai play-out e avere la possibilità di giocarli in casa. Però se questo punto ci dà il morale, appunto, per affrontare tutte le partite al meglio e di dare il 100%, e perché no, di vincerle il più possibile, l'obiettivo è ovvio che può tramutarsi anche in una salvezza diretta. Dovreste giocare sempre con la Ternana per farvi vedere così. Complessivamente però mi siete piaciuti. Si può ripartire, non è detto che contro le grandi non si fanno punti, anzi. Sì, diciamo che oggi ne abbiamo dato appunto dimostrazione e sono quasi sicuro che se giocassimo più spesso in questa maniera arriverebbero un sacco di punti, sicuramente con quelle di bassa classifica, però dipende sicuramente da noi. Ti manca un po' il calcio giocato? Sì, mi manca perché inevitabilmente era la vita mia, però io credo che quando poi una persona, ormai sono un po' di anni, quando una persona si rende conto che la voglia di allenare, di trasmettere le proprie conoscenze, piccole e grandi che siano, supera anche di poco la voglia di giocare, è giusto farsi da parte, io credo di aver fatto nel calcio a 5 la mia onesta carriera, mi sono tolto le mie belle soddisfazioni, spero di aver regalato anche a Orvieto dei bei momenti e sicuramente per me sono stati così, quindi nonostante mi manca il campo giocato, ma sono felice e contento di fare l'allenatore.